E adesso abbiamo questo collegamento da Perth. Tony, mi senti? Buongiorno, Sì, buongiorno Miriam. buongiorno. Ecco, noi stiamo parlando di vita, morte, di guerra e di pace, e di educazione, di amore, di dedizione. Prima sono stati citati alcuni personaggi che hanno dato la vita sempre per amore e naturalmente di guerre dove i bambini sono i primi che ne pagano il più alto prezzo. So che lei ha fondato un organismo per i bambini. Sì, siamo molto interessati nel creare una comunità o una società o società o il mondo intero dove i bambini sono riguardati in modo che attenda al loro valore, alla comunità. I bambini a volte non gli diamo tanto, sono ignorati, sono respinti quando dicono alcune cose, quando hanno delle opinioni, quando vogliono dire qualcosa riguardo delle cose che a loro fanno paura a loro, che creano ansietà nei loro confronti. Ma dobbiamo ascoltarli perché se li ascoltiamo hanno un valore incredibile. E invece quando si ascolta un bambino seriamente, ci possono aiutarci a creare un mondo più bello, più sano. Tanti ragazzi, tanti giovani, nel mondo stanno cercando di farci capire che i cambiamenti climatici sono tanto importanti, ma ci sono tanti adulti che ancora non vogliono ascoltarli. Ecco, Tony, stiamo vedendo le immagini della vostra associazione. Mi immagino che con voi ci siano tanti italiani, perché a Perth c'è una comunità molto forte. Sì, i bambini sono di tante nazionalità, c'ha ragione Miriam, specialmente tanti italiani. Io sono venuto anch'io come un bambino di 10 anni, quindi Da che non dove sapevo. è partito lei? Da dove è partito? Quale punto dell'Italia? Da Ortona in Abruzzo, più di 60 anni fa, Miriam. Ma piano piano mi hanno insegnato un po' di inglese, quindi sono andato avanti un po'. Ma sì, quello che vogliamo fare per i bambini in Australia è di convincere la società australiana del loro potenziale, che per arrivare al loro potenziale a essere, non so, un successo nella loro vita, devono essere rispettati e valorizzati. Perché se non lo facciamo, i nostri bambini rimangono non sono sani, non hanno quella gioia che dovrebbero avere. I bambini sono gioielli, hanno un valore enorme per Lei noi. ha detto bene, se non lo facciamo i bambini non sono sani. E subito ha detto non hanno la gioia. Ecco, quant'è importante? Quando il cuore è pieno di paura e non ha la gioia, non è sano. E quindi Sì, il bambino ha il diritto di essere sano. ha il diritto di essere sano, sì, perché i bambini anche ci ricordano della nostra infanzia, e della nostra gioventù, la loro gioia, i loro Siamo giochi, stati la loro bambini e giovani anche fantasia. noi, certo. E mentre se lo ricordano, forse vediamo le ombre che ci accompagnano nella vita adulta e quindi siamo portati a correggerci, non crede? Sì. Sì, è come ha detto prima, il loro amore non ha condizioni. Se ci pensiamo, se ognuno di noi agisce in questo modo, con un amore senza condizioni, sarebbe un mondo incredibile. Ecco, lei mi diceva che si tende a parlare dei bambini come del futuro e invece dice no, i bambini sono il presente, parlano oggi, esistono oggi, il futuro vedremo. È proprio così, perché quasi si parla dei bambini come se un giorno pagheranno le tasse,
quindi dobbiamo accudirli. Invece, come ha detto te, il mio pensiero e come penso io è che i bambini è importante nell'oggi, immediatamente, perché la loro gioia, il loro modo di fare, crea un mondo che è molto prezioso per noi. Ma anche pensando a un mondo, una comunità senza bambini, è una cosa che è difficile concepire. È inconcepibile, ha detto bene. È inconcepibile. Sì. È inconcepibile. Che tipo di società sarebbe senza bambini? Tony, sì. Io so che voi state preparando la giornata mondiale dell'ONU, 20 novembre, per l'infanzia e l'adolescenza. Avete qualcosa in cantiere? Sì, vogliamo portare insieme tanti bambini a Perth per anche creare la campagna per portare insieme altre organizzazioni con ho capito, per collegarli tema. Insieme. Sì, sì, collegarli insieme, ma con il tema di sì. creare una società Bene. Dove i bambini possono essere sani e belli. Bene, io la ringrazio e informo, colgo l'occasione, che proprio domani Papa Francesco in Aula Nervi incontrerà più di 6.000 bambini provenienti da 84 paesi e li ascolterà perché li vuole valorizzare oggi, anzi domani. Grazie Tony, grazie. E grazie, un saluto grazie alla comunità di Perth. Grazie. Salute anche a te. Ecco, torniamo in studio. Mariolina, sempre i bambini, eh? Devo dire che il nostro amico dall'Australia ha detto delle cose meravigliose. Una delle prime che mi ha Mister Pietro Piccolo, mi pare, sì. Una delle cose più belle che ho ascoltato inizialmente è quando ha detto i bambini vanno ascoltati attentamente. Che uno dice, ma io ho ascoltato, ma un ascolto superficiale non è un ascolto attento, perché dai bambini si possono percepire, si possono captare emozioni, sensazioni ancora pulite, non contaminate come le nostre, e quindi loro sono il nostro braccio, la nostra via per poter creare di nuovo una comunicazione di pace, di ascolto, di, come diceva lei anche all'inizio, Suor Miriam, di connessione e interconnessione, perché dobbiamo capire che siamo tutti insieme appassionatamente, aggiungo io, in un giro per uscire da questa crisi umanitaria che ci riporta al Medioevo, ma ci dobbiamo aprire oggi ma al futuro. I bambini, come diceva Mister Pietro Piccolo, sono veramente il perno. Quindi quello che loro stanno facendo in Australia, che diceva stiamo provando a educare, a insegnare alla comunità australiana. Mister Pietro Piccolo, abbiamo tanto da fare anche qui. Venga anche certo. a portarci la vostra ma esperienza. Sai, questa è la dimostrazione che gli italiani portano con sé dei valori. E magari per un tempo sono sopiti, poi si risvegliano e trascinano anche gli altri. Ce lo auguriamo, perché abbiamo in Italia, in tutto il mondo, ma assopito. Siamo diventati dormienti su quella che è la gioia di cui ho sentito parlare, l'amore, il rispetto, la solidarietà. Ma incavoliamoci un po', riapriamoci alle emozioni che ci portano poi a ritrovare l'essenza dell'uomo. Certo, certo, certo.